Che bello vedere il dottor Lazzari sul tavolo dei relatori. No, molto interessante perché in realtà ci dà un quadro che magari non tutti ci aspettiamo un quadro di emergenza e di urgenza quando vediamo in realtà che in Europa, a parte qualche paese il cui numero di macchine probabilmente corrisponde a un medio gestore italiano, si è mosso in una direzione diciamo particolarmente stringente, mentre i veri mercati non identificano il vending come un'area di particolare interesse fiscale. Però credo, direttore, che sia stato veramente importante avere questo quadro perché insomma ci dà modo di affrontare in realtà ora nel concreto quali sono le posizioni dell'associazione. Ora, non l'ho fatto prima, me ne scuso, lo faccio ora. Io volevo ringraziare anche le associazioni nazionali che, nonostante questo sia un evento tipicamente italiano, ci hanno raggiunto: l'associazione tedesca, thank you Aris for being here, l'associazione europea, Julie, merci beaucoup Julie, l'associazione polacca, l'associazione ungherese, l'associazione austriaca. Insomma, abbiamo avuto anche una partecipazione, oltre a quella dei nostri associati, anche dei colleghi delle associazioni europee ben contattati, l'ho ringraziata, ben contattati da Michele, che da un po' di tempo segue le relazioni internazionali per Confide, lo fa in un modo pregevole, quindi siamo riusciti a coinvolgere anche i nostri amici internazionali. E dicevo che Confida, ormai lo sapete, insomma, è abbastanza votata l'operatività, insomma, come si fa nelle imprese. Quindi quando le parole diventano chiacchiere noi entriamo in imbarazzo. E questo è il motivo per cui le nostre parole in realtà non finiscono poi in chiacchiere, ma diventano proposte scritte, proposte che, come avete sentito, sono già nelle mani dei nostri interlocutori istituzionali, di una buona parte, rispetto alle quali abbiamo, credo, buone possibilità per ritenere che le proposte di Confida possano essere ascoltate, ma per un motivo molto semplice: perché sono sensate, perché basta leggerle per capire che sono sensate. Poi è complicato perché tradurre una proposta come quella che ci dirà adesso il dottor Tartaro, che è stato frutto di un lungo lavoro della commissione fiscale, in qualcosa di comprensibile per i politici, è un lavoro forse più arduo che stare un anno tra imprenditori per capire quali devono essere i meccanismi. Abbiamo fatto anche questo, anzi per questo credo che sia doveroso ringraziare l'avvocato Giuseppe Staiano, che a noi è sempre molto, molto vicino e che in questo ci dà una grande mano. Quindi grazie Giuseppe, non ti vedo, ma so che sei stato, so che lo vedevo fino a 30 secondi fa, meglio così, i complimenti non li raccoglie direttamente. Però grazie anche all'avvocato che ci segue direttamente come associazione ed è estremamente preciso. Dottor Tartaro, presidente di Commissione Fiscale Confida, la platea è tutta tua, i politici li hai già sentiti tutti. Va bene. Buongiorno a tutti, vi tedierò per poco tempo, cercherò di essere rapido e abbastanza sintetico da questo punto di vista. Allora, abbiamo visto la situazione in Italia che ci ha presentato il buon direttore Lazzari. Attualmente l'incasso sostanzialmente lo annotiamo sui corrispettivi e, come ogni altra azienda in Italia, lo dichiariamo al fisco ogni anno. Con la legge di marzo 2014 la situazione è cambiata. Viene previsto specificatamente l'introduzione di uno strumento di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate a mezzo di distributori automatici. Questa legge, in una forma letterale diversa, era già stata presentata nel 2008. Vorrei ricordare come era nata questa norma.
Questa è la precedente, con un attacco da parte di un po' di associazioni di categoria che ci hanno sempre dipinto come i neristi, coloro i quali fanno tanto nero, non dichiarano nulla, tant'è che poi a un certo punto eravamo anche passati attraverso il ciclone delle verifiche fiscali a tappeto, sia il nostro codice attività è stato estratto e tutti quanti noi abbiamo ricevuto un bel po' di visite. Ricordo che nel 2008 a un certo punto in IVS ne ospitavamo 4 in contemporanea, visto tutte le società. È arrivata la quarta, gli ha detto che non avevo più uffici dove metterli, quindi tornate ragazzi. E comunque questa è una campagna che è stata anche presa dall'organo ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, che Confisco oggi ha osannato quella che è la soluzione bulgara, che il buon direttore ha dipinto in rosso e che sostanzialmente sconta dell'installazione sui nostri distributori automatici di un apparato composto da 2 elementi, uno all'interno della macchina e uno con un display come quello che vedete lì. Queste scatolette sono collegate direttamente con il Ministero Finanze e trasmettono direttamente la rilevazione, sì, cessione per cessione, prezzo per prezzo, all'autorità fiscale della nazione bulgara. In più visualizzano anche un codice unico di identificazione di vendita, per cui una sorta di numero di scontrino che chiunque può annotarsi, il verificatore poi può andare a vedere se nei dati della società risultano questi elementi. Aggiungiamo che non c'è più l'associazione, mi diceva Lucio, per cui il dato non arriva, ma anche in Portogallo è stata adottata una soluzione particolare con dei software blindati e certificati. C'è quindi una certa attenzione da parte delle autorità fiscali. Cosa ci siamo preoccupati di fare quando Lucio mi ha chiamato investendomi del problema? Ci siamo preoccupati di capire quale poteva essere l'impatto sul settore. Avrete già tutti visto questi numeri, sono tratti semplicemente dallo studio fatto da Confida su quello che è il nostro settore. Quello che ho aggiunto e che ho pregato i nostri consulenti di categoria di Accenture di tirar fuori è quanti sono i sistemi di pagamento installati. In questo momento Accenture stima 690.000 sistemi di pagamento di tutti i tipi possibili, di cui solamente meno della metà è dell'ultima generazione e quindi in grado di colloquiare possibilmente con una scatola come quella. Cosa succede su questo punto? A questo punto abbiamo provato a fare un po' di stime dei costi e dei tempi. In questa slide vedete cosa ci comporterebbe l'introduzione di una soluzione bulgara, cioè di una soluzione hardware che prevede l'installazione all'interno del nostro settore di scatole di telecomunicazioni. Sono stime per difetto, non mi riprendete se dico che ci vogliono 2 ore a macchina quando la macchina è gradabile sul campo, circa il 35% dei casi, sappiamo tutti che non lo faremo mai, tutti ritireremo i distributori, nel malaugurato caso ci imponessero la scatola nera, a uno andremo a installare. Ma ho provato a fare delle stime che non spaventassero più di tanto l'Agenzia delle Entrate o il Ministero, anche perché già così fanno abbastanza paura, quindi evitiamo di fare numeri roboanti che poi vengono giudicati incredibili. Arriviamo a un conto che è abbastanza impressionante, perché abbiamo circa il 25% del parco che non è in grado, sia o perché l'elettronica della macchina o perché l'elettronica della gettoniera non è in grado di comunicare con gli scatolotti bulgari. E quindi saranno da cambiare o la gettoniera o la macchina. Arriviamo a una cifra che supera i 220-230 milioni di euro di costo. Questo dato che ho voluto mettere in questa presentazione, non per voi, perché sono sicuro che voi già lo sapete, ognuno di voi sa perfettamente quello che gli costerebbe una cosa del genere, l'ho voluto mettere per farlo presente soprattutto ai politici che ci hanno preceduto, che erano qui presenti con noi, perché abbiano ben presente qual è l'impatto sul settore da una scelta di questo tipo. E quindi ci siamo trovati a cercare di elaborare una soluzione che sia diversa, che possa arrivare a quello che è l'esigenza di controllo, per evitare che ci mettano sempre il solito cappellino di evasori, e adesso recentemente ci dicono anche che avveleniamo i bambini alle scuole, va bene, ma comunque sarà un altro, il prossimo compito che ti aspetta è questo, perché ogni anno ne spunta una, porca miseria.
Per cui smettete di dipingerci come evasori, non è che lo siamo, non ci piace evadere, vogliamo, va bene, volete mettere un controllo, ma mettete un controllo che non uccida il settore, che non costringa a spendere centinaia di milioni di euro che non ci sono in un momento di assoluta illiquidità, in un momento in cui la liquidità c'è sui mercati finanziari, ma alle aziende non arriva una lira neanche sotto tortura. Quindi questo è stato il tentativo che abbiamo fatto e ci siamo rinterrogati su quale soluzione e quale scamotaggio si potesse trovare per evitare l'introduzione di un hardware costoso, difficile da installare e che non avrebbe dato in fondo nessun vantaggio in più al settore. Abbiamo pensato di lavorare sul software, quindi abbiamo pensato che ogni distributore possa usare i sistemi elettronici che già ci sono di rilevazione dei dati, Palmari, Bananini e quant'altro. È chiaro che non riusciremo a coprire tutto il parco, qualcuno comunque dovrà fare investimenti per upgradare la gettoniera o le porte di rilevazione dati. E nel contempo, quindi restando sulle periferiche che ci sono, installando dei software certificati piuttosto che un hardware blindato e certificato. E nel contempo abbiamo dovuto dare visibilità all'Agenzia delle Entrate e al Ministero che la soluzione sia effettivamente una soluzione di controllo cogente, efficace e che non sia una presa in giro semplice e che ci sia una possibilità per l'operatore di fare una verifica pubblica. Abbiamo quindi pensato alla istituzione, ognuno degli operatori potrà denunziare, dovrà denunziare il distributore senza pagare la tassa possibilmente come fatto in Romania, in Ungheria, per cui questo servizio magari può farlo con Fida, che così evitiamo costi in più, pagheremo un po' di più di contributo, ma mettere un server non è un dramma, insomma. Quindi applicare sul distributore un'etichetta esterna che consenta attraverso un sito web a chiunque di verificare il titolare della ditta che lo serve, dove è installato e quindi che sostanzialmente il distributore sia compliance dal punto di vista fiscale. E un po' la sostituzione di quel numero, di quel ticket di consumazione che veniva restituito, che viene restituito adesso alle scatole bulgare. E ovviamente abbiamo cercato anche di andare verso un sistema di semplificazione, visto che te lo dico a te, caro fisco, dove stanno le mie macchine, toglimi da mezzo tutte le procedure di comunicazione ai comuni, al COM, tutte quelle robe che tragicamente noi ci confrontiamo ogni santo giorno. Visto che c'è l'anagrafe centrale, prenditi tutti i dati e tieniteli e fateli valere per qualsiasi grado e ordine della tua pubblica amministrazione. Entriamo nel vivo, è l'ultima slide, ma credo forse quella più interessante. Come abbiamo noi pensato di gestire questo sistema alternativo? Come vi dicevo, è basato sui Palmari, è basato sui Bananini, su hardware più o meno dotati di intelligenza e in grado di leggere i dati dalle nostre gettoniere, criptarli in un procedimento assolutamente parallelo rispetto a quello attualmente posto in essere da gran parte delle aziende associate e riportare quindi i dati direttamente all'anagrafe attraverso un software, un computer con un altro software certificato che li raccatti, li ricompatti e li trasferisca giorno per giorno all'Agenzia delle Entrate. Questo dovrebbe avere un impatto veramente più leggero, perché è chiaro che fare un investimento per ogni distributore è una cosa, fare un investimento per ogni operatore su un hardware decisamente meno costoso dal punto di vista dei nostri bilanci è decisamente diverso. Aspettiamo risposte da parte della politica, aspettiamo di capire se questa proposta, che ci pare essere l'unica sensata e l'unica che possa essere applicabile al nostro settore senza ammazzarlo, avete visto i numeri, torniamo alla slide di prima, signori, nessuno, il settore non può pagare questi costi, è impensabile. Non abbiamo i soldi, nessuno, né noi né chiunque altra azienda di questo settore può pensare di investire una cifra simile e soprattutto di impiegare i propri tecnici per fare un lavoro del genere. Non c'è credito d'imposta che tenga, perché poi hanno voglia di dirci che c'è il credito d'imposta, ma poi quando tocca, siamo stati a credito con le imposte per quanto con l'IVA? Sì, ce l'hanno tolto il credito d'imposta, ci hanno tolto l'IVA, cioè, sostanzialmente si sono appropriati delle nostre risorse. Se avessimo fatto noi, per noi, quell'aumento che ci hanno costretto a fare sui prezzi al consumo, probabilmente allora sì che forse avremmo avuto un po' di soldi per mettere la scatola bulgara. Adesso non c'è più,
perché sostanzialmente lo Stato si è preso 3 anni di aumento prezzo che il settore magari poteva fare. E quindi, Lucio, ti prego di spingere fortemente, più forte che puoi, perché se ci mettono la scatola bulgara, qualche problema ce l'avremo. Grazie. È bello quando ti lasciano dei compiti facili, grazie. Allora, stiamo aspettando il sottosegretario Ferri, che ha garantito la sua presenza, era bloccato nel traffico, ma siccome non vedo ancora una volta il nostro avvocato, quindi vuol dire che probabilmente lo sta recuperando, io ne approfitterei intanto per svolgere alcune conclusioni. Appena arriva il sottosegretario mi rinterrompo, poi chiuderemo la giornata. È importante, lo dico a voi, attendere la presenza del sottosegretario Ferri, perché avrete visto nel programma che è il sottosegretario alla giustizia, quindi magari a qualcuno di voi ha destato anche qualche perplessità. E invece, siccome noi abbiamo un altro tema estremamente caro, che è quello degli appalti, avere un magistrato e un sottosegretario di quel dicastero è chiaramente importante, quindi qualche passaggio di sicuro lo faremo anche sugli appalti. Io tiro un po' le fila, se mi consentite, di questa giornata. Beh, intanto la palla è già in campo, nel senso che al di là degli interessamenti che dovremmo suscitare, avete visto che i punti nodali di chi poi dovrà seguire questa normativa, quindi la Commissione Bilancio di Camera e Senato e il Ministero delle Finanze, hanno già le nostre proposte. Anzi, addirittura io spero davvero che quello che ha detto il Presidente Capezzone sia vero, nel senso che poi portino avanti anche la richiesta di un credito d'imposta sull'acquisto dei beni per l'attuazione della norma. C'è da dire che il Ministero, quando ci siamo presentati, perché è stata una dei primi chiaramente articoli che abbiamo introdotto la nostra proposta, ci ha detto: se non c'è copertura non fatevi nemmeno vedere, quindi l'abbiamo tolta dalla norma proposta da Confida. Se i 4 voti su 40 sono in grado di inserirla e magari farla passare, chiaramente ben venga. Io sono fermamente convinto di quello che diceva il dottor Lazzari, che evidentemente con il quale evidentemente abbiamo condiviso una serie di posizioni con la commissione fiscale, cioè che sul serio, questo vale anche per le scuole, per l'obesità, magari spendo 2 parole dopo. Sul serio, l'essere propositivi ci fa cambiare un po' il passo, nel senso che ci mette nelle condizioni di essere meglio ascoltati rispetto al gioco in difesa a cui normalmente le associazioni sono abituate. Noi stiamo martellando le istituzioni con delle proposte. La questione fiscale è sicuramente una di queste. Beh, la questione dell'IVA è stata un'altra. Ora il tema dell'obesità nelle scuole è già nelle mani degli uffici di Confcommercio, e lo era già prima, insomma, che in qualche modo la notizia trapelasse. Quindi sul pezzo ci siamo. Dobbiamo avere, a mio avviso, ancora una volta la forza di prendere possesso di palla. Ora una delle iniziative che stiamo svolgendo, che magari vi sembrerà fuori tema ma non lo è per niente, è la partecipazione Expo 2015. Expo 2015 ha proprio come tema il tema dell'alimentazione e del risparmio energetico. Quello è un momento in cui sicuramente il vending può presentarsi al mondo in modo diverso e può dimostrare quei 20 assessori che in realtà hanno completamente sbagliato il tiro, perché non è il problema quello di cambiare l'assortimento all'interno di una macchina che risolve il problema dell'obesità infantile. Il problema è tutt'altro, è un problema di educazione alimentare. Grazie, deve essere arrivato, sarà qui tra 10 minuti, vi intrattengo per 10 minuti.
Quindi il problema dell'obesità infantile, e non solo infantile, va ben al di là del vending, va ben al di là dell'assortimento delle macchine, ed anzi, quello che noi stiamo cercando di dimostrare, e vi invito a riflettere all'interno di tutte le vostre aziende, è che addirittura la distribuzione automatica può essere un potentissimo strumento di educazione alimentare. Perché ora abbiamo la possibilità di dare informazioni al consumatore che 5 anni fa non avevamo. Abbiamo la possibilità di organizzare gli assortimenti concordati, concordati con i nostri utenti, che prima forse non avevamo e qui eravamo meno attenti. Quindi è molto facile che tante soluzioni le troviamo all'interno delle nostre imprese, e dobbiamo farlo prima che qualcuno in realtà ci accusi di colpe che non abbiamo. Questa io credo che noi ci possiamo prendere questo impegno, il direttore se lo prende. Io credo che questa cosa dei 20 assessori che hanno sottoscritto questo accordo al salone del libro, del gusto, beh, insomma, ho capito, no, sempre poco istituzionale, sottoscrivere un accordo al salone del gusto non è come farlo al Consiglio dei Ministri. Io credo che questa sia una battaglia che invece noi possiamo proprio prenderci in mano immediatamente di direttore e andarci con l'ariete, senza andarci col fioretto, perché i tempi sono stretti. Oggi credo che l'abbiano portato in discussione. Magari vediamo se nei 10 minuti, Michele, riusciamo ad avere dall'ufficio legislativo di Confcommercio notizie se si hanno portato alla conferenza. Non ce l'hanno portato, bla bla. No. Allora, è chiaro che dobbiamo avere le antenne drittissime, però non dobbiamo neanche ogni volta entrare nel panico quando ci accadono cose di questo genere. L'associazione nasce per tutelare e monitorare anche queste cose, e chiaramente noi ci siamo. Il passaggio che dovremmo fare in più, quello che vi dicevo, è prendere il toro per le corna. Cosa che abbiamo iniziato a fare, devono farlo le imprese, però non lo può fare la Confida, nel senso che i progetti li seguono le aziende, i prodotti ce li hanno le aziende, le installazioni le fanno le aziende, quindi è lì che dobbiamo andare a pescare le risposte. Non possiamo pescarle, sennò rischiamo di cadere nel vortice delle chiacchiere e di invischiarci con gli altri chiacchieroni. Quindi bisognerebbe davvero prendere sti 20 firmatari e portarli in qualche postazione che noi sappiamo di avere, metterli davanti alle macchine e dirgli: state parlando di questo mondo, che è quello che in realtà di cui spesso parlano senza conoscere. Beh, insomma, questo è un impegno che ci prendiamo, quindi avrete risposte a breve anche sul tema della sana alimentazione. Tra l'altro, non vedo Laura, eccola lì, Laura Bevilacqua, che è la referente della Commissione Igiene e sicurezza alimentare, è stata incaricata di gestire un progetto che porteremo a Expo, quindi alla nuova edizione di Italia 2015, di sviluppo sul tema della sana alimentazione. Insomma, vorremmo un po' svecchiare il San Informa, per intenderci, un progetto estremamente importante che ha diversi anni di vita, che è il momento probabilmente di sviluppare. Di questo è stata incaricata la Commissione Igiene e Sicurezza Alimentare, che ci sta lavorando e che per l'anno prossimo ci darà delle risposte. Ah, ecco, sì, grazie, il direttore mi passa gli spunti. È qua? Dov'è il presidente Unicef? Lo ringraziamo, tra l'altro, anche la Carla, cioè. Grazie per essere venuti, c'è Carla. Allora, sì, apro un tema nuovo, ma estremamente importante. All'interno di Confcommercio, Confida ed altre associazioni si sono fatte promotrici di costituire, sulla scorta di raccomandazioni statutarie di Confcommercio, una federazione dell'alimentare. Cioè, insomma, la risposta a Federalimentare, per intenderci,
da parte del mondo del commercio, e devo dire che siamo partiti veramente benissimo. La chiamiamo con fallimentare per economia di ragionamento. Siamo partiti molto bene, capite bene che tipo di forza potremmo avere come associazioni se agissimo non soltanto in nome per conto nostro, ma agissimo in nome per conto dell'intero mondo dell'agroalimentare di Confcommercio. Abbiamo una parte di struttura che si è messa a disposizione, compresa quella di Confida, ma anche Carlo Gomez ha messo a disposizione la sua, di Asso Caseari ha messo a disposizione la sua competenza. Poi Uniceb si è resa veramente parte molto attiva per questa cosa. Come tutte le operazioni di grande politica, altro è lo spunto iniziale di alcuni, poi altro sono gli equilibri che devono essere gestiti. Ci stiamo lavorando. Probabilmente il lavoro sarà un lavoro non facile né breve, però se riusciamo ad arrivare a costituire una confederazione dell'agroalimentare in Confcommercio, io sono convinto che non ci ferma più nessuno. È chiaro che dovremmo lasciare pezzi di potere sul tavolo, perché non possiamo pensare di muoverci come Liechtenstein quando in realtà partecipiamo ad un'unione. Secondo la confermentare, caro avvocato, abbiamo parlato di te perché pensavamo alla questione dei 20 assessori che oggi si sono presentati, però mi diceva Evolvi che non hanno presentato niente. Bene così. Così abbiamo più tempo per... Se l'avvocato Stefano è il deus ex machina di tutti gli interventi legislativi che abbiamo in Confcommercio, quindi appena abbiamo un piccolo problema su una norma finisce nel suo ufficio, per cui siamo assolutamente tranquilli. Grazie, perché la risposta è stata tempestiva, la mail dell'altro ieri, quindi abbiamo ottenuto risultati veramente in tempi brevissimi. Qui c'è un altro dei progetti estremamente importanti, è questa confalimentare. Siamo nelle mani della presidenza e insomma delle associazioni, che sono tante, perché sono circa 12 associazioni, se ricordo bene, direttore. Quindi dalla carne al latte all'olio, ai servizi automatici, insomma ne abbiamo quante ne vogliamo. Riteniamo che questo possa essere un passaggio ancora molto molto significativo per la crescita della nostra associazione anche all'interno del sistema confederale, anche se io ve lo dico ancora una volta, sono fiero e orgoglioso di questa sala, perché poi insomma sappiamo che spostare le imprese dall'azienda, gli imprenditori dell'azienda è estremamente complicato. Fa brutto dirlo, ma con i nostri è ancora peggio. Cioè, perché la distribuzione automatica purtroppo è uno di quei lavori in cui devi avere i due occhi, se non quattro, se non quelli di tutti i soci, costantemente sull'impresa, perché è estremamente complicato vivere persino il day by day. È arrivato sta arrivando il sottosegretario Ferri. Se io come Valletta faccio veramente orrore, quindi vi chiedo perdono. No, io penso e spero che sia importante ascoltarlo, anche perché, vi ripeto, con lui vorremmo lanciare anche il CIP degli appalti, che è un altro tema di grandissima importanza. Ecco che è arrivato il sottosegretario. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Insomma, grazie per averci raggiunto. Abbiamo mantenuto l'interesse della sala, come vede sottosegretario non è scemato, perché aspettavamo proprio la sua presenza. La ringraziamo qua. I temi che vorremmo porre sul piatto sono sostanzialmente due: il macro tema della delega fiscale e la proposta di Confida, di cui credo sia a conoscenza, e poi, approfittando proprio delle sue grandissime competenze, una brevissima battuta sugli appalti, che sono uno dei temi
maggiormente delicati per la distribuzione automatica e sulla quale veramente sconta tantissimi, tantissimi problemi. Le lascerei immediatamente la parola, guardi, l'abbiamo proprio presa al volo, neanche fatta scendere dall'auto. Grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie a voi. Davvero un ringraziamento a Lucio Pinetti, presidente della Confida, a tutti voi, agli associati, al direttivo e a chi fa associazionismo, perché io credo molto nell'associazionismo e in chi si impegna non solo come imprenditore, e tra l'altro Confida raccoglie tutta la filiera di un mondo particolare. È importante perché tutti noi ne beneficiamo, siamo utenti, siamo clienti e quindi sappiamo l'importanza intanto della qualità del servizio che dovete rendere. Parto questo non per voler essere retorico, perché ci credo e perché poi è un po' il filo del discorso che voglio sviluppare. Quindi ringrazio davvero Lucio Pinetti per questo invito, l'avvocato Giuseppe Staiano che mi ha coinvolto e dato la possibilità di confrontarmi con tutti voi. Io mi scuso per il ritardo e mi dispiace non aver sentito esponenti del Parlamento e anche i membri di governo più autorevoli di me, oltre il presidente Sangalli. Però c'è continuità e io arrivo da un convegno che era stato organizzato alla LUISS, dove c'era la dottoressa Orlandi, come sapete, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Mineo Equitalia e altri tributaristi, e parlavamo sempre di delega fiscale, quindi è un po' una continuità, un collegamento questa mattina per me, anche se sapete che io sono membro del governo alla giustizia come sottosegretario, però la delega fiscale racchiude tanti aspetti anche giuridici e importanti. Però ho citato la dottoressa Orlandi perché a me mi ha colpito stamani il suo intervento e voglio riprendere alcuni passaggi, anche se si trattava di un altro convegno, che però mi hanno colpito e che secondo me devono essere davvero lo spirito che deve cogliere, che deve essere colto dal governo, dalla politica, anche nell'attuare i decreti delegati. Sapete che la delega fiscale è approvata, alcuni decreti sono stati attuati, tre in particolare, quello importante, due tre importanti, le accise, le commissioni censuali, la semplificazione, e stiamo lavorando sugli altri. Quindi la sfida della politica è intanto correre, perché è importante, e il settore, il vostro settore, ma non solo, tutta l'impresa, gli utenti, i cittadini si aspettano una semplificazione che è essenziale per quanto riguarda la certezza del diritto. E citavo la Orlandi perché mi ha colpito, che sono contento, anzi, che abbia colto lo spirito della delega, che è quello di un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, un rapporto che deve basarsi su una modernità, su una tanto una rivisitazione di alcuni strumenti e anche, e qui parlo dall'Osservatorio della Giustizia, anche per quanto riguarda la tutela giurisdizionale del contribuente, una garanzia effettiva del diritto di difesa, ma quello che deve essere lo spirito colto nei decreti delegati, che è lo spirito della delega fiscale, che come sapete racchiude e raccoglie tante innovazioni e tanti principi importanti, è quello di una politica che non deve guardare alla sanzione, ma di una politica che deve guardare al dialogo, una politica che deve dire, l'impresa deve sapere quello che chiede l'amministrazione finanziaria, deve esserci un confronto, deve esserci un organo che aiuta l'imprenditore anche nelle scelte. Certo, l'imprenditore è libero e deve rimanere libero di fare le proprie scelte, ci mancherebbe, noi crediamo nell'impresa e nella libertà d'impresa, però deve vedere il fisco come una persona, come un ente, come un soggetto giuridico, non che tra virgolette ostacola oppure è pronto solo a sanzionare, ma che previene, dialoga, costruisce e aiuta
l'imprenditore nel momento anche della scelta, qualora l'imprenditore voglia confrontarsi e decidere. Oggi abbiamo una politica, se noi pensiamo a quella del rapporto anche tra impresa e fisco, ma anche utente e fisco, degli interpelli. Oggi ci sono 16.000 interpelli e poi non si capisce, l'interpello non sempre poi viene eseguito, perché c'è poi il problema dell'interpretazione, delle norme che non sono chiare, quindi della difficoltà. E il tema che sarà uno dell'oggetto dei prossimi provvedimenti dell'abuso del diritto, quindi tutto questo dobbiamo cercare di semplificarlo per dare questo messaggio diverso e per consentire all'imprenditore di davvero poter lavorare con serenità, con tranquillità e non avere appunto il timore di avere in qualche modo violato una norma, ma non perché la vuole violare, ma perché è poco chiara la norma, perché è di difficile interpretazione, oppure perché la norma può avere più interpretazioni. Quindi questi sono i temi su cui dobbiamo, secondo me, riflettere. Io ho visto le vostre proposte, entro più nello specifico, e devo dire sono proposte costruttive, perché soprattutto una di queste proposte chiede punta, mi ha colpito perché voi dite: noi siamo i primi a puntare sulla trasparenza, a puntare sull'efficacia, a volere regole chiare e trasparenti, però in un momento in cui l'impresa è in difficoltà, nel momento in cui l'impresa deve comunque garantire non solo l'attività, e poi voi siete la garantite diversi posti di lavoro, ruota intorno a voi, voi dite: noi vogliamo trasparenza, ma non vogliamo chiaramente degli oneri per garantire questo, oppure dei meccanismi che in qualche modo aggiungano dei costi che l'impresa non si può sostenere. Quindi io penso che su questa proposta il governo possa ragionare, io lo dico però dall'osservatorio della giustizia, ma mi sembra una proposta certamente ragionevole, dove quindi proponete anche delle soluzioni tecniche. Ora io non le so valutare nello specifico, perché chiaramente non è la mia materia, però mi sembra un approccio e un modo di dialogare costruttivo, e che secondo me il governo deve cogliere. Entro in un altro aspetto che è importante secondo me, che ha più degli svolti giuridici: la materia degli appalti. La materia degli appalti, io lo dico da tempo, deve essere rivista, perché quello che la materia degli appalti, che possono essere pubblici o non pubblici, e tutto quello che ruota intorno, voi sapete, e lo dico da magistrato, perché io provengo dalla magistratura, in un momento in cui stiamo lavorando per riformare la giustizia, sia quella civile e quella penale, e anche intervenire sui tempi, sulla qualità dei giudizi, nel cambiare anche la cultura che abbiamo in questo paese, dove oggi il tasso di litigiosità è altissimo, abbiamo 5 milioni di cause civili pendenti, e quindi se noi non risolviamo il problema dell'arretrato, se noi non cerchiamo anche di cambiare la mentalità e quindi far capire che l'unica soluzione non è il giudice, ma che ci sono anche forme alternative alla giurisdizione per quanto riguarda la definizione di una controversia e la tutela dei diritti, è difficile dare a questo paese un servizio di giustizia efficiente. Quindi parlavo della materia degli appalti. Perché? Perché oggi, e mi ha colpito la vostra proposta, perché io lo dico anche negli appalti pubblici delle infrastrutture, si va avanti con il minimo ribasso, l'offerta più bassa, e quindi non si pensa all'impostazione delle regole degli appalti oggi, chiaramente guardi al risparmio iniziale. Però io guardo più la materia ora delle infrastrutture, anche se non è il vostro campo, però si va avanti poi con le riserve, perché io piglio l'appalto al massimo ribasso, cioè lo faccio l'offerta più bassa, piglio l'appalto e quindi chiaramente sembra più vantaggiosa per l'amministrazione. E poi la qualità qual è? Le infrastrutture come vengono realizzate? Il materiale che utilizzo? Mi direte: no, ma ci sono i capitolati, e quindi però poi se andiamo a vedere le statistiche, la mossa successiva qual è? Le riserve. Quindi si va avanti con le riserve, e chiaramente le riserve, che vuol dire contestazione,
perché ogni riserva che l'impresa fa all'ente appaltante genera una causa. Andiamo a analizzare il contenzioso della giustizia civile per quanto riguarda la materia degli appalti e vedrete, statistiche alla mano, perché le parole a volte possono non essere convincenti, ma andiamo a pigliare i numeri delle cause che ci sono e vediamo che la maggior parte del contenzioso, anche se guardiamo le sezioni specializzate in materia degli appalti, vanno avanti con le riserve. Anche su questo, nel vostro campo non si parla certamente di infrastrutture, ma parliamo di qualità del prodotto, parliamo di un prodotto tra l'altro di una sensibilità, di un'importanza vitale. Tutti noi siamo, dicevo prima, utenti già dal liceo, nelle scuole troviamo le cose, nelle attività, vai in palestra e trovi la macchina dove servirti dopo la palestra, e quindi la qualità è essenziale del prodotto. E qui non so quanti di voi come siete divisi, chi realizza macchinette, chi si occupa del prodotto, però so che l'associazione comprende tutto il vostro mondo e tutta la filiera, e quindi la qualità, e non parlo ora da uomo di governo, ma parlo da cittadino, parlo da utente, da chi beneficia di questo servizio, da cui tra l'altro molte volte, e lo dico con, non voglio sembrare banale, è anche difficile capire la diversità, perché poi i prezzi a volte sono anche standard oppure variano, il cittadino, l'utente non sempre ne coglie la differenza, e la qualità invece è essenziale. Allora il consumatore, l'utente, il destinatario deve avere queste garanzie, e allora noi come politica e come legislatore abbiamo il dovere di garantirla. Questo è il rapporto, perché poi chi fa impresa nel vostro settore, ma non solo, e chi fa anche politica, hanno sempre l'interesse del consumatore, del cittadino, che deve avere la certezza di un prodotto di qualità. Quindi io penso che su questi due punti si possa lavorare. Ho visto, appunto, parlavo di queste proposte per quelle materie che sono più giuridiche, e do davvero la mia disponibilità a lavorare, a confrontarci sui testi, a verificare l'impatto anche dal punto di vista giuridico della bontà di alcune tesi. Certo, il problema esiste e secondo me deve essere sviluppato e merita un'attenzione. Scusate se dopo una giornata per voi così lunga arrivo alla fine e quindi non voglio tediarvi oltre, però sono temi in cui credo. Sulla delega fiscale potremmo dire tante, tante altre cose. Ho voluto sottolineare la prevenzione e il dialogo, perché penso che sia importante, il rapporto volontario per le imprese. Voglio sottolineare la volontarietà, cioè l'impresa deve essere libera, ma deve avere la possibilità di poter contare su un fisco, tra virgolette, amico, dico amico in quella lealtà sociale, in quel patto sociale che ci deve essere tra fisco e impresa e cittadino, perché lo Stato deve avere interesse chiaramente a ricevere le imposte, quindi ad avere delle entrate, ma deve esserci una lealtà reciproca di chiarezza, di trasparenza e di dialogo, come dicevo prima, per davvero verificare tutto questo. Quindi nel vostro campo non so ora quali sono con precisione le questioni magari fiscali più interessanti. Sarebbe importante o significativo ragionare, per esempio, prima ho dato dei numeri, 16.000 interpelli, e quanti di voi e quanti interpelli si attengono a materie fiscali attinenti proprio alla vostra categoria, alla vostra attività, perché partire da quelli per capire quali sono i problemi e dare e chiedere una risposta giusta, univoca e trasparente all'amministrazione finanziaria. Quindi questo, perché poi mi piace essere concreto, e quindi dovremmo iniziare a capire anche quali sono i punti che stanno più a cuore, per capire dove c'è incertezza e come regolamentare il rapporto. Quindi su questo parlavo prima di
Tra l'altro, per quanto riguarda la politica del dialogo che accennavo prima, secondo me è legata anche a quella degli interpelli, chi fa impresa deve avere la serenità e la certezza che la regola sia quella e che lo Stato chieda in quel modo l'applicazione, perché deve dare proprio la serenità all'imprenditore in un momento in cui il costo del lavoro è quello che voi conoscete, anche se il governo sta lavorando anche in questa direzione con la riforma, il Jobs Act e la legge di stabilità per quanto riguarda anche gli sgravi contributivi per chi assumerà, e quindi stiamo cercando da una parte di puntare sulla ripresa economica, dall'altra di alleggerire l'ingresso al mercato del lavoro, proprio perché crediamo nell'impresa, crediamo non solo nella grande impresa ma nella piccola e media impresa, quindi anche voi nella vostra filiera sicuramente avrete imprenditori più grandi come quelli che piccoli e che però meritano la stessa attenzione, anzi molte volte chi oggi in sofferenza è più la piccolo e medio imprenditore, l'artigiano, e quindi merita anche più attenzione. Quindi io rimango a disposizione, vi ringrazio per questa opportunità di confronto e vi auguro a tutti buon lavoro. Allora, ringraziamo il sottosegretario, io vorrei su questo punto, magari se mi consente, aggiungere proprio due cose rapidissime in tema di appalti, quindi ci spostiamo un attimo dalla questione della delega fiscale che abbiamo a lungo approfondito questa mattinata. Le volevo soltanto rappresentare la situazione nostra che è questa. Di fatto quando parliamo di appalti nella distribuzione automatica parliamo di concessione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, e devo dire che riguarda sia una buona parte di enti pubblici che anche privati. Sostanzialmente noi viviamo da anni in un far west in cui noi siamo disarmati e l'ente appaltante alla Santa Barbara. Questo perché? Perché vige come quasi principio esclusivo quello del contributo economico. Chi paga di più vince. Poi se aggiungiamo il prezzo bloccato, come ricordava giustamente lei, vuol dire realmente la fine delle nostre imprese. È chiaro che l'intervento che ne possiamo fare è un intervento fior da fiore, quindi contestare ogni singola gara, però come associazione che chiaramente deve necessariamente una visione più ampia, noi già da tempo abbiamo pronto bando di gara, capitolato, disciplinare, in cui c'è un reale equilibrio tra la componente qualitativa, che non è solo di prodotto ma è anche di servizio, perché altro è mettere il prodotto più buono all'interno del distributore automatico poi non andarci mai, altro è trovare il corretto equilibrio tra il prodotto buono ma anche la persona che poi quotidianamente, settimanalmente, insomma in funzione dell'esigenza di consumo, poi si occupa della manutenzione e del rifornimento del distributore automatico. Le dico, sottosegretario, le abbiamo provate tutte, spedendole alle singole ASL, dicendo questo è il capitolato che secondo noi è quello che garantisce il migliore equilibrio tra la componente tecnica e qualitativa e la componente economica, rivolgendosi alle authority, insomma, noi abbiamo questo bambino obeso, che è sto capitolato, che non passa casualmente da nessuna porta. Quindi la frustrazione che noi veramente viviamo è che noi la soluzione ce l'abbiamo, ed è una soluzione onesta e rispettosa sia dell'ente appaltante ma specialmente del consumatore, perché poi cosa succede? La coperta è corta, giustamente come ricordava lei, quando l'azienda è costretta a pagare molto più di quello che si può permettere di fare, fa due cose: o non paga e quindi si apre un grande contenzioso che però fa male al mercato, perché tutti quelli che sono rimasti fuori chiaramente
fuori restano, perché poi quando sono state installate 200, 300, 400 macchine all'interno di una ente, ora che vengono ritirate, il contenzioso rischia di durare anni, con evidentemente un documento anche per gli altri operatori. Ma in più ci rimette il consumatore, perché nella migliore delle ipotesi paga di più per avere un prodotto che non vale quello che paga. Chi ci va di mezzo? L'azienda. Non esiste veramente, guardi, non esiste in Italia, credo, ASL, università, adesso purtroppo anche scuole di ogni ordine e grado, che non siano soggette a canoni di concessione. E le assicuro che tutti gli utenti, quando percepiscono un disservizio, l'ultima cosa che gli passa per la mente è che qualcuno sta pagando quello che non dovrebbe pagare per svolgere il proprio lavoro, ma se la prendono con l'impresa, che evidentemente è troppo cara. Noi abbiamo veramente dannato bisogno di risolvere questo problema, perché le do un numero che ci ha dato Accenture, quindi società di ricerca di mercato terza: questa cosa pesa per il 14% del fatturato, che è assolutamente inaccettabile per qualsiasi impresa, come avere un socio occulto che è il 14% delle quote dell'azienda. E questo il vending non se lo può permettere, e davvero come associazione non sappiamo che strada percorrere. Quindi grazie, e cogliamo la sua disponibilità, ne approfitteremo. Grazie ancora avvocato, ti ha ringraziato il sottosegretario, quindi abuseremo della tua professione anche per questa cosa. Grazie per essere intervenuto, grazie per averci chiarito moltissimi degli aspetti anche sulla delega fiscale. Direi che a questo punto abbiamo fatto l'una con l'autorevole intervento del sottosegretario. Grazie a voi per essere rimasti qua tutto il tempo. Direi che possiamo avvicinarci per un breve light lunch e magari continuare le chiacchiere tra noi. Grazie per essere intervenuti, Stati Generali 2014. Ah, sì, grazie. È un punto importante il capitolato, e magari ammetto non conosco il vostro capitolato, quindi mi piacerebbe vederlo. È importante perché il capitolato nelle gare d'appalto è essenziale, però va seguito, perché il capitolato garantisce due cose: intanto la qualità di cui parlavamo prima, poi anche la sicurezza alimentare, perché la qualità del prodotto è legata alla sicurezza alimentare. Quindi secondo me l'amministrazione ne deve tener conto proprio in questa tutela del consumatore e del cittadino. E io penso anche, per esempio, prima parlavo così delle palestre, ma pensiamo anche a tutti i servizi che voi rendete nelle scuole dove la necessità che avete voi del settore di garantire questa qualità, di garantire anche la freschezza oltre che la qualità del prodotto. Quindi ci vuole anche poi chiaramente un aggiornamento, non è la parola giusta, chiaramente un controllo, no? del prodotto, della scadenza, della sostituzione, anche per capire con le ricerche di mercato come possa incidere. Quindi tra l'altro presumo che il capitolato, come lei diceva, necessita anche certificazione di qualità, e quindi anche questo è un elemento che occorre tenerne conto. Quindi quando si parlava prima del ribasso e degli appalti, ahimè, siccome ci sono tutte la complessità di questo, l'obiettivo deve essere quello della qualità, quindi non quello del risparmio, e quindi ci vuole attenzione, grande responsabilità dalla politica e da chi amministra, dalle varie amministrazioni, che possono essere ASLE e amministrazioni comunali, regione, nel valutare questo. Non so se coi capitolati voi state facendo una strategia regionale, provinciale, perché poi chiaramente oggi hanno l'autonomia anche le scuole, gli istituti scolastici hanno una loro autonomia finanziaria e un loro budget, quindi non so quale sia la strategia
vostra per cercare di uniformarlo e cercarlo di appunto renderlo, far capire anche alle amministrazioni e alle ASL l'importanza e appunto che se ne tenga conto poi nelle regole di appalto. Secondo me questa è una materia molto importante, tra l'altro l'Expo 2015 è dedicata a questi temi. Io abito vicino a Parma, dove l'Italia ha la fortuna di avere l'eccellenza e di avere anche l'autority, che è stato un risultato molto importante per il nostro paese. Quindi sono temi, secondo me, su cui anche l'autority deve intervenire con una risoluzione, con una circolare, proprio per dare delle linee che vadano al di là del risparmio e del costo più basso, perché tutti noi poi, quando dobbiamo scegliere in un settore come quello dell'alimentazione, che è un settore davvero delicato a cui tutti siamo molto attenti, e dove tra l'altro io voglio sottolineare un'altra cosa in cui credo e che va a vostro onore, e che è l'igiene, il rispetto dell'igiene che voi avete, perché nel momento in cui io mi trovo, parlo sempre da cittadino utente, andare, ho una garanzia, ho la certezza di rispetto di regole che posso controllare direttamente, perché metto i soldi nella macchinetta, mi piglio il prodotto e verifico non solo la conservazione, verifico la scadenza, verifico i prodotti e verifico tutto quello che ruota intorno alla preparazione. Comunque sono temi davvero stimolanti, quindi per quanto riguarda il mio settore dal punto di vista, diciamo, politico, ma anche quello di curioso e di cittadino che beneficia dei vostri servizi, davvero rinnovo la mia disponibilità a dialogare, a confrontarmi con voi. Scusate e grazie ancora. Grazie. Quale miglior chiusura? Ci fermiamo con queste sue parole, guardi. Grazie ancora, grazie a tutti voi.